Buongiorno. Allora, avete visto il particolare dentro il mio cassone? Questo è il mio cassone e ho fatto questo video, ok? Allora, giorni fa, precisamente no, giorni fa, ieri, sono stato a Taranto, ho scaricato il breccione, il cosiddetto breccione, ovvero la Ghiaia 3080. E mentre era alzato il cassone, mi sono a fine alzata, ok? Ho dato una sbirciata all'interno del cassone e ho notato che c'era questa sabbia che era rimasta nel cassone, non voleva scendere, ok? Il cassone era tutto alzato, però lei non scendeva. Okay. Ora io non ricordo quando ho caricato dalla sabbia. Questa settimana ho fatto solo Taranto, già da un paio di giorni faccio Taranto con il breccione. Quindi la sabbia io l'ho caricata la settimana scorsa, okay? E non ricordo ancora precisamente quando l'ho caricata. Quindi questa sabbia è lì, non so da quanti giorni, e io casualmente ieri mi sono affacciato e l'ho notata. Allora, ora per togliere questa sabbia che è lì incollata, non so per quale motivo è incollata, sicuramente avrò caricato della sabbia bagnata, ci saranno state delle pietre che sono rimaste lì attaccate, non attaccate, sono rimaste delle pietre con la sabbia bagnata. Ha fatto come una sorta di cemento, ok? Ora, per togliere questa sabbia ci sono due opzioni, ok? La prima opzione è che io entri all'interno del cassone con una scala e con la pala la tolga e poi mi posiziono in una parte dove posso alzare il cassone e scaricare questo cemento che si è formato, ok? La seconda opzione è quella di dove è il cantiere di Policoro, ci sono ovviamente le betoniere che hanno una zona dove loro buttano, lavando la betoniera, scaricano il cemento che è rimasto all'interno, comunque una zona di discarica, ok? Quindi la seconda opzione è quella di posizionarmi lì, alzare il cassone e con l'acqua, con il tubo dell'acqua, bagnarla in modo tale che si sciolga questo cemento e scenda dal cassone e vada in questa discarica. Utilizzato la seconda opzione, ok? Questa qua è questa sulla sinistra, ragazzi. Ho utilizzato la seconda opzione e avete visto a cosa mi riferivo, ok? C'è una pompa con dell'acqua, io mi sono posizionato, ho buttato l'acqua e si è sciolta, il cemento è sceso, ok? E il risultato è che comunque il 90, 95%, 95, 99% di quello che si era formato, avete visto all'inizio, è andato via ed è rimasto giusto un pochino, ok? Addirittura si era formata, avete visto, c'è proprio la forma della sabbia che stava lì posizionata, non so da quanto tempo, ok? L'ho tolta e quello che è venuto fuori era appunto della sabbia con delle pietre che avevano fatto un tutt'uno e stavano bene lì nel cassone, ok? Mi dava fastidio guardare questa sabbia, non potevo lasciarla lì e quindi con la pompa posizionato con il cassone tutto alzato con l'acqua l'ho bagnata e piano piano a pezzi se n'è tolta, ok? È rimasto giusto quel pezzo che poi con l'acqua non sono riuscito a farla scendere, sono stato lì un bel po' a bagnarla, però forse il gettito d'acqua non arrivava lì ed è rimasto lì posizionato. Ora,
ho caricato della sabbia, la devo andare a scaricare, vediamo che se alzando il cassone tutto, quella sabbia che ho caricato porti via anche questo pezzo di cemento, tra virgolette, che ho tolto. Va bene? Vediamo un attimino se ho completamente, in questa fase di scarico, ho completamente pulito il cassone come dovrebbe essere. Procediamo allo scarico. Presa di forza. Freno tirato, andiamo. Niente, è rimasto lì, non vuole andare via, ma mo piano piano glielo tolgo. Nemmeno con lo scarico è voluto andare via. Ora piano piano vediamo se la settimana prossima cerco di farlo venire giù, perché tenerlo lì nel ribaltabile mi dà fastidio, non ci deve essere, ok?